Si tratta del direttore del lo facciamo ripartire. Questa rifacciamolo, dai. No, perché l'ho cambiato al momento. Giuro che non è mai successo. Cioè, la registrazione mi impastasse con un ospite. Emozione, vedi? Ma perché ho cambiato al momento e mi cambia tutta la frase. Allora. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di AgriFake. Con noi oggi abbiamo un ospite, il direttore Luigi Cattivelli del Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica di Fiorenzuola d'Arda. È esperto di frumento, ha oltre 180 lavori su riviste scientifiche internazionali con oltre 8.500 citazioni. E grazie per essere con noi, ci diamo del tuo, abbiamo detto, giusto? Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli Buongiorno. ascoltatori. Innanzitutto devo dire agli ascoltatori che ti ho conosciuto perché ho appena letto il tuo libro, che si chiama, il titolo è molto bello, perché si chiama Pane Nostro, e secondo me il titolo è bellissimo, e che parla appunto di frumento. Poi sarebbe Pane Nostro, grani antichi, farine e altre bugie, del Mulino, edizione 2023. E la scelta del titolo, innanzitutto, se ti posso chiedere, La da dove scelta del nasce? titolo nasce dal fatto che il frumento è spesso identificato col pane e il pane è la base della nostra civiltà. Cioè, noi non ci pensiamo molto spesso, però la civiltà orientale, tutta la civiltà occidentale nasce attorno al frumento e diciamo, il simbolo del frumento è il pane, che è il prodotto, il cibo iconico. E, Certo. per tutto, sia dal punto di vista quotidiano, sia anche dal senso religioso, cioè il pane che è il simbolo di tante cose, il simbolo della vita. Il libro parla di frumento, parla dei geni del frumento, è una storia genetica del frumento e spiega perché oggi noi mangiamo frumento. Cioè non è un caso che il 20% di tutte le calorie utilizzati dalla specie umana sulla Terra derivano dal frumento. Il frumento è una delle due culture chiave dell'umanità. Il frumento vale il 20% di tutte le calorie utilizzate dall'uomo, il riso vale il 18%, due specie da sole fanno quasi il 40% di tutta l'alimentazione umana. E, è Certo. importante capire che queste specie sono rilevanti, è importante capire perché, non è un caso. Le ragioni di questo successo sono scritte nel DNA del frumento. Io sono direttore di un centro di ricerca che si chiama Genomica e Bioinformatica. E già la parola genomica fa paura a molti, allora mi permetto di prendere, di semplificare un attimo. Cioè, Esatto, infatti genomica. una delle prime domande che ti volevo proprio fare era questa, di spiegarci un po', perché abbiamo detto sei direttore del CREA, probabilmente molte persone non sanno cos'è un CREA, quindi se ci spieghi cos'è il CREA, cos'è la genomica a questo punto, se la genomica bioinformatica ci spieghi, e quindi un po' che cosa fate, ecco, se ci fai una Il sintesi. CREA è il più grande ente di ricerca in agricoltura, è un ente che sotto legge del Ministero dell'Agricoltura, ma è un ente di ricerca per cui Niente si occupa pubblico. di tutte le forme di ricerca agraria, dalla bioeconomia agraria fino alla ricerca sulle piante, sugli animali, sui vari prodotti agricoli e sugli alimenti. Il CREA oggi è un ente che ha 2.500 persone circa ed è articolato in 12 centri di ricerca. Ogni centro di ricerca ha una sua mission, diciamo noi, c'è cioè una sua tematica e il centro di ricerca che dirigo io ha la missione della genomica e della bioinformatica. Genomica può sembrare una parola strana o comunque quelle Faccio parole fa paura. difficili, fa paura, qualcuno mi fa paura, però in realtà genomica è il moderno nome della genetica e la genetica è Mendel. Mendel è quella cosa che tutti noi hanno studiato in terza media. Di fatto la genetica e la genomica sono semplicemente le tre leggi di Mendel elevate alla potenza ennesima. Certo, è più complicato che il Mendel semplice, ma i principi che reggono la genomica sono esattamente gli stessi principi che abbiamo studiato in terza media. Quindi che si basano sulle leggi di Mendel, per chi non se lo ricordasse, Mendel è padre della genetica, che appunto ha scoperto le leggi dell'ereditarietà, dei caratteri, quindi come si trasmettono dai genitori ai figli, e ancora per chi non si ricordasse, quando si facevano gli esperimenti con i piselli. Mendel, Giusto? diciamo che ha osservato la natura, ma semplicemente di fatto ha spiegato perché i figli assomigliano, ma non sono uguali ai genitori. Questo vale per le piante, ma vale anche per gli esseri viventi, anche per noi uomini. E capendo
il modo con cui i caratteri vengono trasmessi ai figli, uno, almeno nel caso delle piante, lo può scegliere i genitori che vuole, può selezionare i figli in base, utilizzando gli appositi genitori. E quindi questo è importante, sulla base di queste leggi di Mendel è stato possibile attivare questo processo che si chiama miglioramento genetico, che consente di produrre quelle piante che utilizziamo oggi, che sono le piante necessarie per la società attuale. Cioè non pensiamo di tornare all'antico, di meglio, stavamo meglio quando erano tanti anni fa, quando c'erano le piante antiche e così via. Questo è un atteggiamento, che lo dico chiaramente, è proprio l'antitesi di quello che è il cambiamento climatico. Questo è un punto su cui potremmo magari discutere a lungo, ma molte volte parlo con la gente e sono tutti preoccupati del cambiamento climatico e poi dicono: ah, che bello se avessimo le età antiche. Allora, se però uno crede veramente che il cambiamento climatico è vero, e a volte dubito che la gente lo creda, questo significa che domani è più caldo di oggi e oggi è già più caldo di ieri. Ora, le varietà da che mondo e mondo sono state selezionate per l'ambiente, per uno specifico ambiente, clima, quindi se il clima cambia, le varietà devono cambiare. Quindi pensare perché che si devono adattare, certo. Il futuro sia fatto varietà antiche implica la negazione del cambiamento climatico. E poi in ogni caso aggiungerei, poi ci arriveremo a parlare di varietà antiche, però le varietà antiche sono anche meno efficienti in termini di produzione, producono meno normalmente rispetto alle varietà moderne. E diciamo che sono diverse per tanti aspetti, poi si potrebbe discutere di quali sono, se siano positivi o meno, però guardate, il primo punto di fondo da considerare è che adattare le piante al clima è una cosa che l'uomo ha sempre fatto. Cioè, vi faccio l'esempio del frumento. Il frumento viene domesticato, cioè viene messo in coltura per la prima volta 10.000 anni fa nella regione tra la Turchia e la Siria, dove c'è uno specifico clima. Poi l'uomo ha preso il frumento e l'ha portato in tutto il resto del mondo. Oggi coltiviamo il frumento in Canada, ma lo coltiviamo anche in Kenya, all'Equatore, lo coltiviamo in Svezia, ma anche in Italia. Ecco, questo spostare il frumento dall'origine, dal sito di origine in tutto il resto del mondo, ha implicato un adattamento del frumento alle diverse condizioni ambientali. E per essere molto chiari, se uno prende oggi una varietà di frumento tedesca e la coltiva in Kenya, semplicemente non emette la spiga, semplicemente non spiga, ma non perché è una pianta così drammaticamente diversa, semplicemente perché è una pianta che non è adattata al clima tropicale del Kenya. E poi alla fine il chicco che produce il frumento keniano e il frumento tedesco non sono molto diversi come composizione, però la pianta ha quelle caratteristiche che lo rendono adatto all'ambiente dell'Europa oppure all'ambiente tropicale. Certo, perché il fotoperiodo per tanti aspetti, la capacità di fiorire in un certo momento dell'anno, la capacità di sopravvivere o meno a un inverno, sono tutti aspetti che hanno una base genetica e che consentono al frumento, comunque alle piante, di adattarsi alle diverse aree del pianeta. Certo, certo. E prima di entrare nello specifico, Fiorenzuola Darda, vi occupate di partite dalle leggi di Mendel, siete per fare la genomica, che quindi è elevata all'ennesima potenza, e lo scopo di tutto questo quindi è... Lo scopo di tutto questo è soprattutto quello di cercare di sviluppare le conoscenze di base che servono al miglioramento genetico. Il centro di per sé fa miglioramento genetico solamente in alcune specie modello per noi, però studiamo la genomica, quindi il sequenziamento del DNA di tante specie, siamo occupati di cereali, ma anche cereali, cominciare dal frumento, l'orzo, frumento tenero, frumento duro, anche il riso, ci stiamo occupando adesso del genoma dell'olivo e di altre specie. Okay, quindi anche di altre specie, specializzate sul frumento, però trattate tutte le specie. Poi abbiamo lavoriamo poi con il gruppo di Montanaso, lavoriamo nel settore delle piante orticole, in particolare la melanzana e l'asparago. Abbiamo un altro gruppo di ricerca a Roma dove lavoriamo sulla genomedity in pomodoro e quindi operiamo su tante specie diverse. Sviluppiamo soprattutto conoscenze di base e in alcuni casi abbiamo fino all'applicazione concreta. Però l'importante è capire che le piante che vediamo in campo oggi o i prodotti che vediamo sul mercato oggi contengono tutte le informazioni e le conoscenze che sviluppiamo, esattamente come il telefono cellulare che abbiamo in mano contengono tutte le informazioni e le conoscenze dell'informatica più avanzata. Certo, certo. Sono un concentrato di tecnologia le piante coltivate, come c'era scritto nel libro Uomini e Semi, c'era proprio una di queste frasi. Infatti è vero, perché il miglioramento genetico è questo.
Arriverei quindi a parlare della storia del frumento. A me nel libro mi ha affascinato moltissimo, nel tuo libro, mi ha affascinato moltissimo la storia del frumento. Quindi ti chiederei se possiamo ricostruirla un pochino per gli ascoltatori, nella maniera più semplice possibile, però secondo me è molto affascinante. Come nasce il frumento? Quali sono gli incroci principali che ci sono stati che hanno portato poi alle specie che conosciamo? Frumento nasce nella forma selvatica, cioè ancora oggi esistono le forme selvatiche di frumento e questo nessuno ha modificato nulla. Semplicemente nell'evoluzione si sono sviluppati una serie di frumenti, sono una famiglia molto complessa di specie, molto vicine tra di loro, per cui è facile avere degli incroci tra specie diverse, una cosa che in natura non è frequente, però nel caso delle specie dei frumenti avviene con una certa frequenza in termini evolutivi, quindi con migliaia di anni, diciamo. I frumenti che noi conosciamo sono di tre tipologie, che vengono distinti in base al numero di cromosomi che hanno. Sono quelli a 14 cromosomi, sono i frumenti più semplici, e quello che noi conosciamo nella forma coltivata oggi è il frumento monococco. E poi abbiamo quelli che sono basati su 28 cromosomi, che sono, anche in questo caso qua, hanno versioni selvatiche e versioni coltivate. La versione selvatica è il farro selvatico, le versioni coltivate sono due, quelle importanti, una è il farro coltivato e l'altro è il frumento duro. E poi esiste una terza tipologia di frumenti, che sono quelle basate su 42 cromosomi, che sono quelli legati nelle forme coltivate, che sono il frumento tenero che conosciamo oggi e lo spelta, che è una forma poco coltivata di frumento. Come questi frumenti sono evoluti, però è molto particolare, perché il frumento 14 coppie di cromosomi, quindi 28 cromosomi in tutto, deriva da una ibridazione interspecifica, cioè da un incrocio tra due specie diverse, ciascuna con 14 cromosomi. Allora, questo avviene molto raramente in natura, come dicevo, però nel caso dei frumenti qualche volta succede. Di norma gli incroci tra due specie simili ma distinte danno origine a una progenie che è sterile. Il caso più famoso è quello del mulo. Nel Il muro, mulo è certo. l'incrocio tra una cavalla e un asino, la progenie c'è, vitale, ma è sterile, i muli non fanno figli. Nel caso delle piante, e succede qualche volta, queste forme, questi ibridi, danno origine invece a una generazione, si stabilizzano dal punto di vista genetico e cromosomico e quindi danno origine a una nuova specie. Questo è successo diverse volte in natura e è anche successo poi alcune volte a livello umano, cioè negli incroci umani. Allora vi faccio qualche esempio in questo senso. Però nel caso del frumenti, i frumenti, quelli con 28 cromosomi, quindi con 14 coppie, che sono i frumenti di farri e frumenti duri, derivano da un incrocio, un'ibridazione tra due forme a 14 cromosomi, che sommandosi danno i 28 cromosomi del frumento Certo. duro. Il frumento tenero è ancora più originale perché deriva da un incrocio tra un frumento a 28 cromosomi per un frumento a 14 cromosomi, totale diamo 42. E la cosa sorprendente è che di questo incrocio, un incrocio da due piante appartenenti a due specie diverse, si è generato pochissimi anni fa, è una cosa estremamente recente, si stima sia tra i 6 e gli 8.000 anni fa. Quindi un Ah, incrocio ok, che ha quindi è molto avvenuto di recente. fatto, nel caso del frumento tenero, non esiste una forma selvatica. Cioè, il frumento tenero è nato direttamente in un campo coltivato 6-8 mila anni fa nella regione intorno al Mar Caspio. Questo è un Certo. caso unico in natura. Cioè, questo qui è il primo esempio di una nuova specie che si è generata all'interno di un campo che era già coltivato con un'altra specie. Ho capito. E, per Quindi dire poi tutto la parte capacità. dal monococco, cioè il monococco è stato il primo che si è originato tra i In frumenti termini coltivati. evolutivi è la forma più antica. Però attenzione, tutte queste piante, dico codice, i farri selvatici, si originano circa mezzo milione di anni fa, quindi è comunque una cosa molto vecchia. Però la cosa sorprendente è che a un certo punto, 12.000 anni fa circa, l'uomo impara a coltivare il frumento. E impara a coltivare prima i monococchi, poi i farri e poi anche gli orzi in parallelo. E quindi comincia l'agricoltura. Non pensiamo che imparare a coltivare sia una cosa banale, cioè che uno prende il frumento e lo semina e va. No,
La nascita dell'agricoltura è intimamente legata a un evento genetico, e come dicevo, tutta la storia del frumento è scritta nel suo DNA. E quindi certo. Oggi lo leggiamo chiaramente andando a scoprire il DNA del frumento. 10.000 anni fa, o 12.000 anni fa, nella zona della mezzaluna fertile, l'uomo era già abituato a mangiare prodotti o chicchi, diciamo prodotti a base di frumento, per così dire. Però il problema è che l'uomo raccoglieva i semi di frumento a terra, perché una pianta di frumento è una pianta che ha un lungo stelo, si è buttata da una spiga, la spiga matura i semi e quando i semi maturano, normalmente in natura la spiga disperde i semi, cioè li certo. fa cadere un po' da una parte e un po' dall'altra, e appena un seme maturo si stacca da solo dall'asse della spiga e cade. E questo è normale in natura, perché nessuna pianta potrebbe costringere i propri 20 semifigli a germinare in 5 cm quadrati di spazio. Però ovviamente questo è molto scomodo, raccogliere i semi da terra non è poi così semplice andarli a cercare. A un certo punto compaiono delle mutazioni per pura casualità all'interno del DNA del frumento che impediscono il distacco dei semi maturi dalla spiga. Quindi i semi maturi rimangono tutti attaccati alla spiga, quello che noi conosciamo è il frumento di oggi. Ora, per noi è normale che la spiga rimanga lì con i semi attaccati finché qualcuno non lo raccoglie, ma questo è assolutamente innaturale. Perché quando mai in natura una spiga mantiene i semi attaccati a sé? Mai, sì, lo scopo è disperdere il più possibile, velocemente. Certo, in natura l'evoluzione porta a disperdere i semi. E il fatto che siano comparse queste mutazioni, sia nel monococco, sia nel farling, sia negli orzi, ha poi consentito a qualche agricoltore o qualche raccoglitore un pochettino più sveglio di altri di identificare queste piante e disseminarle. Ovviamente era più comodo raccogliere una spiga piuttosto che raccogliere i semi a terra uno per uno, però ovviamente se tu raccogli la spiga poi devi farti carico di seminare le piante l'anno successivo, e così nasce l'agricoltura. E l'agricoltura è stato un elemento che ha, diciamo, cambiato il modo di vivere dell'uomo. Passiamo dalle popolazioni nomadi alle popolazioni stanziali, perché l'agricoltura vuol dire che tu avrai il cibo sempre da quel campo ogni anno. E non devi più andare a cercarti il cibo, gli animali da cacciare e così via. Diventa la tua attività principale. Sull'agricoltura nascono le prime civiltà. Certo. E una domanda, il dicocco invece esiste, vero? Cioè, perché c'è il monococco, il dicocco è Allora, una il specie. bicocco è il farro. Ah, Il sarebbe il far... ma... farro che esiste come farro selvatico, dicoccoides, farro domestico di cocco e poi esiste il frumento duro, Ma che non è perché si più un dice cocco. monococco e dicocco? C'è una ragione oppure è semplicemente il nome? È semplicemente il nome, monococco è comunque la specie che ha 14 cromosomi, 14 cromosomi, quindi 7 coppie di cromosomi, il dicocco è la specie, il dicoccoides è la specie che hanno il doppio di cromosomi, quindi 14 coppie e 28 cromosomi, ma non c'è una ragione Ah, è particolare, non è solo il legato a nome. qualcosa che è uno e due, è semplicemente il nome che è stato dato alle specie sulla base dell'assetto cromosomico. Ho capito. Quindi in passato i nostri antenati mangiavano tutte queste specie, anche per dire, al tempo dei romani, cosa si mangiava, cioè, qual era il frumento più Allora, utilizzato? dopo la domesticazione che è avvenuta, dicevo, 10.000 anni fa, Sì. dove inizialmente si era domesticato l'orzo, il monococco e il frumento tetraploide, diciamo il dicocco, che sarebbe il farro Ok. domestico. Tra farro e monococco, il farro era molto più produttivo del monococco, quindi il monococco è stato subito marginalizzato come specie. Ok. Il farro è diventato la specie prevalente in tutto il periodo prima della nascita di Cristo, ad esempio, in tutto il mondo medio orientale, e anche in Italia il farro è la specie prevalente durante tutta l'epoca romana, insieme all'orzo. Poi sono successi due fattori. Da un lato la comparsa del frumento tenero, che compare, dicevo, 6-8 mila anni fa nella zona del Mar Caspio. E il frumento tenero rispetto al frumento duro o al farro spesso manifesta una maggiore produttività, quindi è proprio quello del piano viene preferito. Allo stesso Ok. tempo compare il frumento duro. Il frumento duro compare 3-4 mila anni prima di Cristo, ma poi diventa comune, frequente, popolare, coltivato, soprattutto nel millennio prima di Cristo e poi nei secoli successivi. Alla fine dell'impero romano, pian piano si comincia a passare a coltivare il frumento duro. Il frumento duro, rispetto al farro, che è il suo progenitore, ha due caratteristiche
molto importanti. Il primo è che è più produttivo. Ok. È più produttivo perché tende a fare più semi per spiga. Ok, quindi questo è un vantaggio nel corso. E poi ha questa caratteristica di avere i semi che si nudi, come si dice, cioè il farro ha le glume dei semi, che sono questi segmenti esterni del seme che rimangono attaccati al seme e quindi devono essere rimossi fisicamente dopo la serbiatura, dopo la raccolta. E mentre, come si rimuovono quelli? Come si fa a c'è una prima fase in cui il trebbio comunque sgrani la spiga, e una seconda fase in cui c'è questo segmento che rimane attaccato al seme, che se tu lo vuoi rimuovere per fare un seme che sia meno che sappia meno di legno, lo devi rimuovere facendo una sorta di si chiama decorticazione, quindi una procedura che rimuove fisicamente un'abrasione da parte esterna della carriosa. Vengono abrasati, proprio per... In questo modo fai un frumento come il mangiabile, diciamo, con un sapore leggermente migliore. Il frumento duro che conosciamo oggi e invece è privo di queste legume, si staccano dalla raccolta, diciamo, si staccano spontaneamente dalla raccolta, quindi raccogli un seme che già si dice nudo, e questo è più facilmente macinabile, facilmente utilizzabile e ha un sapore leggermente migliore. Quindi quando sono comparsi poi i frumenti, cioè quando l'uomo ha iniziato a coltivare il frumento duro e il frumento tenero, aveva questi vantaggi, cioè piante più produttive e allo stesso tempo semi nudi, quindi non c'è tutto il problema di scorticarli. Esattamente, quindi questo, diciamo, dalla fine dell'impero romano in poi i frumenti duri diventano prevalenti in tutta Italia. Al tempo dei romani era ancora in uso usare il farro. Poi in realtà il farro è rimasto, non è che è sparito completamente, sono rimasti in alcune aree particolari, oggi si torna a coltivare farro. Certo. Diciamo che anche non è mai sparito completamente, anche il monococco non è mai sparito completamente, in realtà poi queste specie trovano delle piccole nicchie ecologiche in cui si adattano particolarmente e sono state mantenute a questo livello. E ad oggi nel mondo invece, quindi le due specie più coltivate di frumento, grano, che sono sinonimi, giusto? Sono il tenero e il duro, ovviamente, le più coltivate a livello mondiale. Se ci vuoi dare qualche numero, che ne so, di superfici oppure di percentuali di coltivazione, sia in Italia... Allora, nel mondo la maggior parte del frumento è tenero. Il frumento tenero vale il 94%. 93-95% di tutto il frumento coltivato al mondo. Ah, quasi tutto. È quasi tutto frumento tenero. Il frumento duro è limitato da alcuni paesi, in particolare all'area mediterranea dove ha una lunga tradizione. Poi ci sono alcuni paesi produttori di frumento duro che sono il Canada, gli Stati Uniti, il Messico. C'è frumento duro adesso in alcuni paesi dell'Asia centrale, anche in India. Però rimane sempre una cultura piccola rispetto al frumento tenero. E diciamo che è soprattutto legato ad alcuni paesi dove l'uso è tradizionale, tipicamente il Mediterraneo con la pasta, il couscous che hanno i paesi arabi e un altro prodotto che si chiama bulgur che è comune in Turchia, ad esempio. Ok, quindi perché ci sono usi differenti, il frumento duro lo usiamo per fare la pasta, esatto. Norma. Anche il couscous è sempre fatto col frumento duro? Il couscous è fatto di frumento duro. Ah, di frumento duro, mentre il tenero lo usiamo per la panificazione? Sostanzialmente. Pane, i dolci. Tutti i dolci, quindi i biscotti vengono fatti, si usa. La pizza. Però leggevo anche nel libro ci sono delle eccezioni comunque, si può usare il frumento duro, tipo al sud usano il duro per fare il pane. Allora, chiaramente se tu vai in Cina fanno anche la pasta di frumento tenero. Oppure se tu fai la pasta in casa, molto spesso si usa farina di frumento tenero rinforzata con un po' di uova. Ah, ok. Perché quello lì è anche almeno nel nord Italia, tipicamente la pasta fatta in casa è fatta con frumento tenero più uova. Oppure in Cina la pasta è fatta solo di frumento tenero. In Cina non coltivano quasi il frumento duro. Però al contempo tu hai anche prodotti tradizionali come il pane fatto con frumento duro. C'è uno dei pani più famosi, questo pane di Altamura, che è un pane fatto con frumento duro. Quindi si possono invertire se hanno magari... Diciamo che è una differenza prevalentemente quasi culturale in qualche misura. Certamente poi il frumento, i prodotti fatti col frumento duro tendono a sfruttare in particolare la pasta. Una caratteristica del frumento duro è quella di essere duro. E questo Ah, è.
Ok, ma è duro per quale motivo? C'entra il glutine o non ha nulla a che vedere il glutine con... Non ha direttamente a che vedere il glutine. Se uno mi chiedesse qual è la differenza tra strumento duro e strumento tenero, direi la prima cosa più ovvia è uno è duro e l'altro è tenero. Ok, faccio proprio quindi il nome... Diciamo cosa significa uno è duro e l'altro è tenero. Significa che se tu prendi un chicco di frumento tenero e lo scalfisci con l'unghia, l'interno del chicco lo vedrai risulta bianco e farinoso. Se tu invece prendi un chicco di frumento duro e lo fratturi, lo tagli con l'unghia, l'interno del chicco dovrebbe essere vitreo, la Ah, frattura questa è la vitrea. Quindi differenza, però. la struttura dell'endosperma, cioè la parte interna del seme, è più dura. Ed è vitrea quasi, cioè si spacca come si rompe un vetro. E questa caratteristica, che è abbastanza importante dal punto di vista tecnologico, poi una serie di conseguenze dal punto di vista tecnologico, è legata al fatto che nel frumento duro manca il gene che rende tenero l'endosperma. Ah, ok, quindi è proprio una Perché differenza. il gene che rende tenero l'endosperma si trova su quella frazione di genomi, di DNA, che si trova solamente nel frumento tenero. Ciò che il frumento Ok. tenero risulta dall'incrocio tra un frumento duro e un'altra forma selvatica di frumento, e questa forma selvatica di frumento ha portato all'interno del frumento tenero quel gene che rende poi l'endosperma, cioè la parte interna del seme, friabile o farinosa. Ah, capito. Interessante questa. Quindi diciamo che, però se vuoi, questo è anche il bello, diciamo, la curiosità particolare, cioè la differenza dal punto di vista tecnologico, la principale differenza tra i due frumenti è un gene. Certo, sì, basta un gene di inestimabile importanza, certo. Ma una domanda, scusa, io sono agronomo, se mi porti davanti a un campo di frumento e mi dici se è tenero o duro, cioè io non sono capace di riconoscerlo, lo ammetto, e ti chiedo, io non ho mai lavorato col frumento, anche per questo, però ti dico, tu che sei esperto di frumento e che lavori col frumento, cioè, si riesce a riconoscere senza il trucchetto di guardare il seme o no? Diciamo, con un aspetto generale sono molto simili. Frequentemente i frumenti duri sono aristati e i frumenti teneri sono non aristati o meno aristati, ma anche questo non è un carattere assoluto, puoi avere esempi di un tipo o nell'altro. Sarebbero, diciamo, dei baffi I baffi che sui partono dalla spiga, cioè baffi che partono dalla sega. ogni seme può avere, non sempre, però questi lunghi baffi che si chiamano ariste, che sono lunghe propaggini sottili e lunghe come dei piccoli aghi, che danno Certo. questa caratteristica. Negli orzi sono molto più lunghi, nei frumenti duri sono frequenti, ma non lunghissimi, nei teneri sono Nel molto rari. tenere non ci sono, Ci certo. possono essere, ma diciamo, normalmente sono molto. La maggior parte dei teneri che coltiviamo in Italia sono privi di ariste. Un carattere, diciamo, diagnostico molto comune, verificabile, è che l'ultimo internodo del frumento duro è pieno, l'ultimo internodo del culmo, Ah, cioè ok. il culmo sotto la spiga, se uno lo schiaccia il frumento duro è pieno, il frumento tenero no. Però poi ci possono essere altre caratteristiche della struttura del seme, però diciamo che se tu guardi il colpo d'occhio del campo è molto difficile È distinguere uno dall'altro, difficile, sono purtroppo, sì. molto, molto Sono simili. piante molto simili, certamente. Certo. E tra orzo e frumenti, invece, per distinguerli, a Ah, lì parte le è, ariste non molto lunghe. è solo quello della vista, l'orzo frumento è diverso dalla struttura del seme, dalla struttura della spiga. In Cambia particolare proprio. negli orzi ci sono il modo con cui i semi sono inseriti sulla spiga è molto diverso rispetto a quello che trovi in un frumento. E in particolare ogni chicco è organizzato autonomamente, mentre nei frumenti più chicchi possono essere inseriti sullo stesso nodo. Ma questo è un carattere importante, quella è la differenza. E poi c'è una piccola differenza di colori, gli orzi tendono, se riguardi un campo di orzo, tende ad essere un po' più chiaro di un campo di frumento. Ah, ho capito. Quindi è più dorato il campo di frumento, diciamo. Questo qui è il verde, è più carico, quello di un Ah, è solo il verde, non frumento. la maturazione. Ok. Poi la maturazione si hanno, in maturazione gli orzi tendono ad avere la spiga che reclina, Ah, ok, quindi c'è quando questo. reclina. Mentre i frumenti normalmente hanno sempre una spiga eretta. Quindi anche il colpo d'occhio tra un campo di orzo e di frumento è molto semplice distinguerlo, o è abbastanza semplice distinguerlo. Certo, e prima di addentrarci in un argomento che secondo me interessa molto al pubblico, che è quello delle variete antiche, volevo chiederti una cosa riguardo, ma mi è sfuggito, ho detto adesso la chiedo, cioè, non mi ricordo più, ho detto la chiedo adesso,
Sul frumento. Vabbè, mi è venuta in mente la domanda che stavo per fare prima quando ho fatto quella figuraccia che non mi ricordavo più. E era il discorso del. Non avevamo, abbiamo parlato della genetica del frumento all'inizio, un po' della storia genetica, però non abbiamo detto, cioè, il frumento è linea dal punto di vista genetico, non si coltivano gli ibridi. In natura è già linea, è una pianta autogama. Quella è una pianta autogama e quindi si coltivano varietà, Certo, si precisamente. autoincrocia in natura. Si autoincrocia, Autoimpollina, certo. si impone da solo, quindi in realtà gli stami di ciascun fiore di frumento vanno a impollinare l'ovario dello stesso fiore. Certo. Anche se ci sono una certa frequenza di incroci, incrocio è possibile, ma in natura è stimato tra l'1 e il 3%. E quegli eventi che ci sono stati di incrocio tra specie rientra in quella percentuale bassa di. Esatto, cioè diciamo che in natura esistono eventi di incrocio tra piante di frumento e molto più raramente eventi di incrocio tra piante appartenenti a specie diverse del gruppo dei frumenti. Quindi questi eventi molto rari, però in ogni caso hanno prodotto delle piante. Ma la cosa curiosa è che a un certo punto, quando si è cominciato a capire che in effetti, i frumenti che abbiamo risultavano da incroci tra specie diverse, l'uomo ha cominciato a riprodurre la stessa cosa. Oggi noi possiamo riprodurre in un campo sperimentale, prendere un frumento duro e incrociarlo con questa forma selvatica che ha dato origine al frumento tenero, che si chiama Gilov Stauci, e si Sì. possono ottenere dei nuovi frumenti teneri, che si chiamano sintetici, perché sono tutti in laboratorio, non sono null'altro che la replica di quello che è avvenuto in natura. Ah, E ok. addirittura ci sono, usando sempre lo stesso modo di operare, a un certo punto ci sono ricercatori, ad esempio alla fine dell'Ottocento era molto frequente trovare dei botanici che incrociavano tutto contro tutto per vedere cosa succedeva. A un certo punto qualcuno, sempre in Germania, ha cominciato a incrociare un frumento duro con una segale, due piante simili ma tutt'altro che uguali, e ha ottenuto una cosa che ha chiamato triticale, che oggi è una specie coltivata soprattutto a livello foraggero. Ah, quindi il triticale La addirittura non ce l'ho triticale è mai. una specie totalmente artificiale, è utilizzata soprattutto per l'alimentazione del bestiame, però è una specie, è un frumento di fatto che deriva da un incrocio tra un frumento duro e una segale. O ancora più curiosamente, una cinquantina di anni fa, attorno agli anni 50-60 anni fa, in Spagna, alcuni colleghi spagnoli hanno cominciato a fare un incrocio tra un frumento duro e un orzo selvatico Ok. particolare. Quello che hanno ottenuto era una pianta tipo frumento e hanno cominciato a coltivarla. E anche questo è un incrocio tra due specie diverse. Quindi i figli di questo incrocio erano in questo caso qua fertili, ma come tutti i figli fertili che derivano da due specie diverse, non si possono più incrociare con i genitori di partenza. Quindi hanno creato una nuova specie che si chiama Tritordeum. E qualcuno in Italia la sta anche coltivando e la sta pubblicizzando. È una pianta che ha una caratteristica unica, cioè che ha una unica peculiarità rilevante, quella di contenere molti pigmenti all'interno dell'endosperma del seme. Quindi Ah. la farina di Tritordium è più gialla della farina di frumento duro, che è già più gialla della farina di frumento tenero. Ho capito. E se uno cerca in qualche negozio in particolare, può trovare anche prodotti fatti a base di tritordio. Ma questo tritordio è una specie artificialissima, Il costruita 50 tritordium anni si chiama. fa, tritordium, tri da triticum e Triticum ordeum, oleordeum. Sì. esattamente, Mai tritordium. sentito, non lo sapevo. Beh, quindi si trova in giro in qualche Si trova parte in da voi. giro, se cercate su internet trovate anche qualche prodotto a base di tritordium. Una volta ho Bene. trovato una piadineria nel mio paese dove facevano questa piadina al tritordium. Allora ho chiesto al Ah, negoziante: ma cos'è il tritordium? Lui mi ha raccontato una spiegazione, diciamo, di pura fantasia, non ho obiettato per non metterlo a disagio. non era proprio giusta, giusta che dire questa questione. Assolutamente. Quindi storicamente hanno sempre, cioè l'uomo prima del miglioramento genetico classico di strampelli, cioè coltivava delle popolazioni di frumento, Coltivava delle erano insieme di popolazioni. linee, erano linee Esatto. diverse, Le poi con il miglioramento popolazioni genetico. sono dei gruppi, delle comunità di piante che si selezionano naturalmente perché vivono in un certo ambiente, quindi quelle più adatte all'ambiente. Popolazione è un gruppo di piante eterogenee, non sono uguali, esattamente uguali l'una Non sono all'altra, sono un po' geneticamente diverse. uguali, certo. Invece adesso si coltiva una varietà, è un'unica linea, una varietà, quindi tutte le Una piante sono varietà fatta da uguali. tutte le piante uguali.
Cioè, la cosa curiosa è che all'inizio del Novecento in Italia c'erano due grandi genetisti, uno era Zeno Strampelli e un'altra persona si chiamava Francesco Todaro, che è il fondatore anche di una nota società sementiera italiana. Questi due erano due grandi competitor tra di loro e avevano due approcci diversi. Il Todaro aveva l'approccio di non faceva incroci, ma semplicemente andava in un campo dove era coltivata una popolazione di frumenti e selezionava la pianta migliore e da quella pianta poi costruiva una varietà, quindi faceva solamente figli di quella pianta. E okay. Mentre Strampelli fu il rivoluzionario, lui faceva un incrocio. Quindi creava diversità. E creava una diversità pazzesca e soprattutto Strampelli non solo faceva incroci tra le piante che aveva lì davanti, ma ha cominciato a usare piante esotiche, faceva incroci con frumenti olandesi, frumenti del nord Europa, e la taglia bassa, cioè la pianta seminana, l'ha trovata in una pianta giapponese. Quindi ha cominciato a fare un incrocio e quindi ha rivoluzionato il mondo di fare miglioramento genetico. Certo, e dei due, il vincitore della sfida scientifica è stato Strampelli. È stato Strampelli, certo. Infatti è quello che ricordiamo più di tutti, cioè Strampelli a livello internazionale. Varietà antiche rispetto alle varietà moderne, perché ormai c'è questo elogio alle varietà antiche da parte del consumatore medio, che quando vede qualcosa di antico sembra qualcosa di migliore rispetto a quello che coltiviamo oggi. Quindi ti chiedevo dal punto di vista nutrizionale se ci sono differenze dal punto di vista della coltivazione e magari qualche esempio di varietà antiche importanti, tipo il Senatore Cappelli, che sentiamo sempre, che è stata fatta da Strampelli. Il Cappelli è un frumento duro, innanzitutto. Abbiamo varietà antiche di frumenti duri e varietà antiche di frumenti teneri, dove il concetto di antico è un concetto, diciamo, se uno legge le pubblicità o semplicemente quello che sta scritto sulle scatole della pasta che trovi al supermercato, puoi trovare paste che si vantano di essere fatte da specie antiche. Per esempio, la specie antica per antonomasia è il monococco, trovi paste di monococco, diciamo questa è una pasta fatta con la specie più antica di frumento, dove per più antica si indica il fatto che sia la prima specie domesticata. Però tu normalmente queste paste di monococco sono fatte con varietà moderne di specie antiche. Esatto, non, quindi non è, mentre, cioè, diventa difficile la definizione, cioè, è antico molto moderno. Difficile perché il frumento tenero di per sé è una specie moderna, ma però tu magari utilizzi una varietà antica di una specie moderna. Allora, sia antico che sia moderno, a me l'ha sempre lasciato un pochettino, diciamo, una cosa in sospeso, perché è difficile capire cosa è antico, quanti anni deve avere uno per essere antico. Questa è la prima domanda che farei. Esatto, perché può essere antica una varietà di 10 anni fa e una varietà antica di 50 anni fa, una varietà allora, di diciamo due che sì, per consuetudine si ritengono, molto spesso si definiscono antiche quelle varietà che sono state realizzate prima della Seconda Guerra Mondiale, okay. Dove non necessariamente, cioè dove ci sono sia varietà, popolazioni locali, quindi diciamo forme veramente che sono state sviluppate nel corso dei secoli, come ad esempio la popolazione di Timilia o Russello, che sono popolazioni locali di frumento duro siciliane, sia varietà selezionate dai primi miglioratori genetici, come questo frumento Cappelli, che è stato il primo frumento selezionato nel 1915, sia anche varietà selezionate dopo incrocio, come i frumenti del Teneri fino al San Pastore, che è stato selezionato, o quelli legati alla prima generazione dei frumenti di Strampelli, che sono stati quindi derivano da un processo di incrocio e selezione. Certo. Cosa hanno in comune tutte queste forme? Hanno in comune di essere piante alte. Cioè, la vera caratteristica che rende tutte queste piante, quelle selezionate prima degli anni 50, diverse dalle piante selezionate dopo gli anni 50, è l'altezza. E l'altezza è regolata da un solo gene, questo famoso carattere che si chiama RHT, che è l'abbreviazione inglese di Reduced Height, l'altezza ridotta, che è un gene che è stato utilizzato diciamo per la prima volta da Strampelli negli anni 20, che però utilizzò una versione ridotta di questo gene. Quindi già un po' aveva abbassato Strampelli. Cioè, Strampelli, per chi non lo conosce, è agronomo che si è occupato di miglioramento genetico, soprattutto nel frumento, ha abbassato la taglia dei frumenti, quindi Allora, aumentando moltissimo.
è la persona che è un genetista, il primo genetista italiano, nasce intorno agli anni 60 del 1800 e per 50 anni è il più importante genetista italiano. A partire da Stampelli scopre le leggi di Mendel e a partire dal 1905 comincia ad applicare le leggi di Mendel. È la prima persona in Italia che fa un incrocio, cioè non va semplicemente in campo, prende la pianta migliore, dice questa è, ma fa un incrocio, dall'incrocio nascono delle popolazioni sreganti, dei figli, all'interno di questi figli ne seleziona alcuni sulla base di certe caratteristiche. Stampelli applica il metodo di Mendel e comincia a selezionare piante e poi ha in testa un particolare tipo di pianta. Cioè Stampelli capisce che le piante di frumento che si portavano in Italia all'epoca avevano un sacco di problemi. Cominciava dal fatto che erano troppo alte e dal fatto che erano molto tardive, cioè maturavano così tardi che non riuscivano a riempire il seme perché faceva caldo, troppo caldo. Allora Stampelli, combinando due o tre incroci, seleziona le prime piante che hanno la caratteristica di essere resistenti alla ruggine, che era la principale malattia dell'epoca. Okay. Piante più basse di almeno 30-40 centimetri, cioè parliamo di piante che dall'originale 1,80 m dei frumenti dell'Ottocento scendono a 1,40 m, 1,30 m. E cioè, poi anticipano la fioritura, cioè cominciano a fiorire due settimane prima di quello che fiorivano quelle precedenti. Questo consente alle piante di adattarsi al clima italiano, all'ambiente del centro-sud Italia, e quindi di completare il ciclo prima che arrivi il caldo dell'estate, che comunque ucciderebbe la pianta. Questa combinazione di questi tre fattori determina la realizzazione di una serie di varietà che vengono lanciate negli anni 20 e negli anni 30 in Italia e che da sole consentono di raddoppiare la produzione italiana di frumento. Grazie a Stampelli, grazie al lavoro di miglioramento genetico, di incroci che sono stati fatti e poi successive selezioni, le produzioni sono sostanzialmente raddoppiate. Esatto. E questo quindi è stata una rivoluzione che ha cambiato radicalmente, che se vogliamo ha avuto un enorme impatto non solo sull'alimentazione ma anche sull'ambiente. Cioè l'ambiente è cambiato, anziché avere campi di frumento con piante alte 1,80 m che un metro a terra, frumento alto 1,80 m è una... che andavano a terra, diciamo, al primo colpo di vento, avevi piante alte 1,20 m, 1,30 m che rimanevano in piedi, li raccoglievi due settimane prima e producevi il doppio. Certo, quindi Stampelli è stato il primo che ha iniziato a lavorare su questo gene RH, questo di, che ci dicevi. RHT, quello di Stampelli è stato noto come RHT numero 8. Ok. Dopo Stampelli è arrivata un'altra generazione di piante più basse ancora di quelle di Stampelli, che derivano dal lavoro di un'altra persona famosa, si chiama Norman Borlaug, che America, ha preso il premio Nobel nel 70 per il suo lavoro, il premio Nobel per la pace. Borlaug, seguendo l'esempio di Stampelli, ha creato anche lui dei frumenti bassi, ma più bassi di quelli di Stampelli, usando un'altra versione di questo genere RHT, che si chiama RHT1 oppure la versione 2, e ha fatto piante di frumento che sono alte meno di un metro. E ancora cioè, più produttive di quelli di Stampelli. I frumenti sono le attuali, di oggi, in pratica. Esattamente. La diffusione di queste varietà ha raddoppiato la produzione di frumento praticamente in tutto il mondo. Ci sono paesi che sono passati dalla fame a un surplus di produzione di frumento, come tutto il Sud America, tutta l'America centrale, tutta l'Asia. E questo è stato un successo enorme. Certo. E sulla base di questo risultato, Stampelli ha preso il premio Nobel e ha generato tutta una serie di varietà di frumento a taglia bassa. Borlaug oggi ha preso il premio Nobel. Borlaug ha preso il premio Nobel. Tutti questi frumenti a taglia bassa sono i frumenti moderni. Allora, qual è l'unica differenza, l'unica costante che fa differenti i frumenti antichi dei frumenti moderni? È la taglia, e quindi il gene RHT. Poi, però, su questa differenza oggettiva visibile si sono costruite una serie di altre differenze che non sono sempre supportate da dati scientifici. Ad esempio, qualcuno dice che i frumenti antichi hanno meno glutine dei frumenti moderni, però se uno lo misura è vero il contrario. Quindi i frumenti antichi non hanno meno glutine rispetto hanno a quelli moderni. Hanno più glutine dei frumenti moderni. Hanno più glutine. È l'ABC della fisiologia vegetale, perché l'aumento di produzione è frequentemente legato a un aumento del contenuto di amido nel seme. E okay. Quindi la quantità di proteine, cioè di glutine, proporzionalmente diminuisce in percentuale.
E questo è un, diciamo una, non dico un dogma, ma è una regola aurea, diciamo, della fisiologia vegetale. Quindi se uno mette a confronto una varietà antica, una varietà moderna, nelle stesse condizioni, con la stessa concimazione, tendenzialmente il glutine è più basso nella varietà moderna. Ora, okay, però questo non si riflette nei prodotti commerciali, ovviamente, perché sono tanti altri fattori. Un conto è affermare questa cosa e un conto è affermare che la pasta fatta con cappelli abbia meno glutine di quella fatta con un altro prodotto. No, perché poi il processo industriale tende a standardizzare comunque i prodotti, poi dipende da quanto concimi, dipende da tanti altri fattori, e quindi di fatto non c'è questo rapporto diretto tra il glutine potenziale che tu hai in una pianta e il prodotto di proteine o di glutine che tu hai nella tua pasta. Però è in linea di massima un primo concetto che non è vero che i frumenti antichi hanno meno glutine di quelli moderni. Semmai è vero il contrario. E poi non c'è, scusa se ti interrompo in continuazione, però non c'è correlazione poi tra la quantità di glutine e la celiachia, cioè per adesso non è mai stata dimostrata questa cosa. Mi è sembrato che anche nel libro venisse confermato che non ci sono studi che dicono se mangiamo più glutine ci viene più celiachia. No, questa è una cosa che non ha una base scientifica. Certo. Diciamo che penso che la celiachia vada presa con... è una malattia seria, quindi se certo, uno è celiaco e semplicemente non deve mangiare glutine. Per un celiaco il frumento è veleno. Detto questo, non è che uno diventa celiaco perché mangia troppo glutine. Questa è una fake. È dimostrato, nel senso che in Italia c'è una... Allora, punto primo, la celiachia parte da una predisposizione genetica. Ci sono due geni umani, due lotti del genoma umano, che predispongono alla sorge della celiachia. Predisporre però non vuol dire che tu svilupperai la malattia. In Italia circa un terzo della popolazione è predisposta per lo sviluppo della celiachia, però il numero di celiaci è all'incirca l'1%, 1,5%. Quindi vuol dire che ci sono almeno il 99, il 97% delle persone che hanno la predisposizione alla celiachia non svilupperanno mai la celiachia nella loro vita. Certo. Quindi essere predisposti è un concetto, essere celiaci un altro. Ma questo implica anche che non è che queste persone predisposte non mangiano glutine. Mangiano glutine tutti i giorni, ma non sviluppano la malattia. Semplicemente lo sviluppo della malattia richiede un altro fattore che scatena la malattia, e non è necessariamente la presenza del glutine. Cioè, quando uno si è reso celiaco, dopodiché la presenza del glutine manifesta la malattia, ma la malattia in sé è causata da altri fattori. Alcuni anni fa è uscito un lavoro su Science in cui dimostravano che alcune infezioni virali di virus gastrointestinali, che di per sé non sono particolarmente dannosi per l'uomo, però possono determinare l'insorgenza della celiachia. Okay. Quindi, dopo che tu hai acquisito questa insorgenza della celiachia, allora sì, il glutine diventa velenoso. Però non ci sono studi, non esistono nessun tipo di evidenza che mangiare glutine favorisce il sviluppo della celiachia. E non mangiare glutine perché uno pensa di non sviluppare la celiachia significa considerarsi già malato prima di esserlo. Certo, certo. Interessante questa cosa. Uno potrebbe anche continuare a prendersi, non so, una pastiglia per la pressione, anche se la pressione è bassa, perché non si sa mai che in futuro venga pressionato. Esatto, assolutamente. Quindi, ritornando a noi, chiusa questa parentesi che era molto interessante della celiachia, detto, il primo aspetto è quello del glutine, quindi le varietà antiche non è vero che hanno più glutine, ma anzi è vero non è vero che hanno meno glutine, anzi è vero il contrario, quindi che hanno più glutine. E poi gli altri aspetti nutrizionali, invece in termini di fitonutrienti, per esempio, le varietà antiche possono essere migliori? Allora, questa è una situazione molto complicata, molto complessa. Cioè, io eviterei, se il libro vuole essere un libro sul frumento, cerco di non usare il libro per fare una crociata contro qualcosa. Quindi, anche su questo aspetto, uno può guardare quello che c'è scritto in letteratura scientifica e ci sono situazioni diverse che possono essere, che vanno valutate. Allora, in linea di massima, il primo aspetto che deve considerare è che un frumento poco produttivo tendenzialmente ha semi un pochettino più piccoli, quindi se ha semi più piccoli ha più tegumento esterno, crusca, in proporzione rispetto a un frumento moderno con semi belli grossi.
Questo è importante perché la maggior parte degli elementi antiossidanti sono contenuti all'interno della crusca. Allora, okay. Il primo concetto è questo, che se noi mangiamo integrale, mangiamo un prodotto che contiene fibre e una serie di altri elementi antiossidanti vari, minerali, vitamine, che sono essenziali per la salute. Se uno non mangia integrale, perde la maggior parte degli elementi nutritivi di un frumento. Quindi sarebbe scegliere integrale, diciamo, per l'integrale a prescindere. Se poi la differenza tra l'integrale moderno e l'integrale antico è minima, la differenza fra un integrale moderno e non integrale moderno, fra un integrale antico e un non integrale antico, è enorme in termini di contenuto nutrizionale. Quindi, prima di tutto, scegliamo integrali. Che poi l'integrale moderno possa avere qualche percentuale in meno di elementi rispetto all'integrale antico, questo è vero. Questo è stato dimostrato, ma è soprattutto legato appunto alla dimensione del seme, che tende a diluire un pochettino di più gli elementi nutritivi. Certo, più il seme è grande, più diluisce. E questo è un altro concetto dimostrato più volte, all'aumentare del seme, aumentare la produttività, in parallelo c'è una certa diluizione degli elementi nutritivi. Però attenzione, un conto è parlare di un effetto 10-20% che va bene se a patto che noi mangiamo sempre integrale, perché l'integrale contiene il 90% di tutti gli elementi nutritivi in sé. Quindi grazie. Se uno rinuncia all'integrale non può fare un discorso tra antico e moderno, perché rinuncia al 90% di tutto quello che c'è di buono e quindi il fatto che tu lo aumenti, cioè aumenti di qualche percentuale. In pochi punti percentuali non ha senso, perché dovresti prima scegliere. Quindi il primo concetto è mangiare integrale e poi si può vedere, però sul discorso dell'antico non è solamente una questione di maggiore o minore contenuto di effetti antiossidanti e minerali, è più una questione legata al fatto che usando materiali antichi abbiamo materiali che sono meno resistenti alle malattie, abbiamo materiali che producono di meno, quindi questo di per sé lo stesso quantità di frumento richiede una superficie maggiore, coltivazione, è e meno questo sostenibile. Non necessariamente è un bene. È meno sostenibile in senso globale, certamente. Perché, e poi c'è un effetto, secondo me, sui frumenti antichi io ho un'opinione personale, secondo me i frumenti antichi sono piante storiche e quindi rappresentano la storia dell'agricoltura ed è giusto utilizzarli, conservarli come simbolo della storia. Certo, E come memoria storica. La memoria storica è un aspetto culturale dell'agricoltura, esattamente come si conservano gli arazzi antichi o i trattori antichi. E questo è importante che la gente sappia che una volta si mangiava così. È un aspetto importante dal punto di vista culturale. Poi certo. Uno può anche avere qualche piccola area, qualche piccola nicchia nel paese in cui si fa frumenti antichi, perché sono aree marginali dove comunque l'agricoltura è difficile e è importante fare il reddito alla fine dell'anno, tutti gli agricoltori hanno i soldi per campare e quindi se fare frumento antico, cioè una cosa un po' particolare e consente di aumentare il reddito, io sarei disposto a farlo. Però c'è anche una questione a livello nazionale. Cioè noi siamo un paese dove oggi il 60% della farina che usiamo per fare il pane e la pizza la importiamo dall'estero. E quindi col frumento che coltiviamo in Italia copriamo solamente il 40% del fabbisogno. Se noi passassimo a frumenti antichi, coltiveremo frumento con la stessa superficie, ci sarebbe solamente il 20% del fabbisogno. Quindi proprio della Quindi di metà fatto saremmo un andremo a... paese totalmente dipendente dall'estero per fare il prodotto di base dell'alimentazione. Quindi, secondo me, esiste un valore anche di paese, per cui dobbiamo pensarci bene prima di promuovere politiche che tendono a sostenere l'uso dei frumenti antichi. Frumenti antichi va bene in nicchie di territorio, dove ambienti marginali, dove si può far valere il valore culturale. Ma se l'Italia Certo. coltivasse tutto cappelli, saremmo alla fame. Esatto, un conto è avere un prodotto di nicchia, di qualità per la memoria storica, per ricordare un sapore anche magari antico, un conto è invece voler ritrasformare tutto a varietà antica, Sì, vendendola come l'unica cosa giusta. Sul sapore, che come contesto due si dice. parole, Sì, di certo. qualità non necessariamente l'antico ha un aspetto superiore, questo non l'ha mai misurato nessuno, cioè Ok, quindi... è un frumento, sì è frumento, non nulla discute, si fa il pane e così via, sono frumenti che non sono stati selezionati con i criteri di oggi dal punto di vista qualitativo, quindi hanno caratteristiche qualitative diverse, che possono piacere o non piacere, nel momento che la qualità è comunque un aspetto soggettivo, però non necessariamente sono qualitativamente superiori, anzi, non c'è nessuna
base logica per dire che siano necessariamente qualitativamente superiori, anche perché i frumenti antichi sono tantissimi, quindi ognuno diverso dall'altro, così come i frumenti diversi sono tanti, moderni sono tantissimi, ciascuno diverso dall'altro. E poi che abbiano dei sapori particolari, insomma, anche no. Cioè, nel senso che okay. Noi, attenzione, noi non mangiamo chicchi di frumento, noi mangiamo una pasta condita con un sugo, cotta in un certo modo, sì, e mangiamo un pane lievitato, cotto in forno e così via. Il 90% del sapore finale non è la materia prima, anche se la materia prima ha una certa rilevanza, però è chiaro che il sapore, cioè la materia prima, soprattutto nel caso della pasta, è molto importante per la consistenza, per la tenuta della cottura e così via. Però attenzione che il sapore di quello che mangiamo non dipende dal fatto che il frumento sia antico o moderno. Certo, influenza poco il sapore. No, no, certo. No, magari su altri prodotti la cosa è diversa, tipo una mela antica, magari il sapore può essere molto diverso, il sapore di una mela antica. Sul frumento probabilmente che è trasformato è diverso. Nella mela antica tu mangi la mela. Esatto, sì. Perché ho un approccio sempre verso quei prodotti, non mi sono mai approcciato. Perché il frumento, nessuno mangia il frumento così com'è, cioè i chicchi di frumento. Nella migliore delle ipotesi li cuoci. No, certo. Molto spesso li macini, poi li trasformi a livello industriale, poi li condisci con qualcosa. Quindi il prodotto che tu hai nel piatto non è il frumento, è pasta, non so, quantomeno con il pesto. Certo, tutta la preparazione, il condimento, ci manca, sì. Assimilando troppo con le domande, non ne faccio più. Il kamut, non abbiamo parlato del kamut, che solo in 10 secondi cos'è il kamut e perché... Temevo questa domanda. Allora, io, anziché kamut, parlerei di triticum turanicum. Triticum turanicum è una forma botanica che è, diciamo, un parallelo del frumento duro. Allora, quando hanno cominciato a domesticare, a selezionare i frumenti duri, tutti a partire dal farro selvatico, dal farro coltivato, questo addomesticamento del frumento duro è avvenuto in diverse aree del Medio Oriente, nella vasta area del Medio Oriente che va da, diciamo, da Israele fino all'Iran. Il frumento duro che conosciamo noi è quello che viene, quello di maggior successo, quello che è stato domesticato nel Medio Oriente più vicino. Però in alcune regioni, in particolare nell'Iran, hanno selezionato un'altra forma di frumento duro, che in realtà si chiama turanicum, che è un frumento triticum durum, subspecie turanicum. Ah, ok, sarebbe sempre la stessa specie, subspecie diversa. Sono specie diverse, perché quello che noi coltiviamo è il triticum durum, subspecie durum. Ok, che quello è sicuro. L'altro è il triticum durum, subspecie turanicum. Esistono altri 3 o 4 di questi tipi di subspecie. Quindi il turanicum è una forma di frumento duro, con i semi nudi, quindi come tutti i frumenti duri, ha la caratteristica di avere dei semi particolarmente grossi, molto più lunghi del frumento duro normale. Il frumento turanicum basta, nel senso che non è che il frumento turanicum, allora, non è né migliore né peggiore. È un frumento come un altro frumento. Cioè, con la parola kamut si definisce, kamut che è un marchio registrato, si definisce un frumento ottenuto da una popolazione di turanicum che è coltivata esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada con un criterio di biologico. Quindi in realtà il kamut che noi usiamo in Italia è di origine americana per definizione. Quindi, certo. Però è sempre un frumento duro. È un frumento duro, ma diciamo di origine è quella della regione del Khorasan, che è una regione dell'Iran. Quindi originario è del Medio Oriente. Poi ci hanno costruito un business con questo nome, questo marchio commerciale, e vincolando questo marchio commerciale può essere utilizzato solamente per partite di turanicum, cresciuto dalla società Kamut Enterprise, prodotto negli Stati Uniti e poi esportato in tutto il mondo. Segnalo che l'Italia è il più grande consumatore europeo di kamut. Ah, ok, quindi va molto di moda in Italia il kamut. Un po' meno, negli ultimi anni è in fase decrescente. Negli ultimi anni sì, però in passato ha avuto un grande spolvero. Ho capito. Abbiamo parlato delle varietà antiche e arriverei alla conclusione un po' di questo episodio che è molto interessante per me.
e spero anche per gli ascoltatori. E, volevo chiedere due cose. Quando si parla di miglioramento genetico, sostanzialmente si arriva sempre a parlare degli OGM. Quando uno dice miglioramento genetico, lo associa agli OGM. E quindi la prima domanda è se ci sono varietà di frumento OGM, e poi ti faccio già la seconda, così dopo decidi tu come elaborarla. La seconda domanda è: tutti hanno paura degli OGM, però in realtà potrebbe essere anche più pericoloso quando si crea qualcosa attraverso la mutagenesi, perché con la mutagenesi non sai esattamente cosa vai a mutagenizzare, quindi sulla carta sembrerebbe quasi più, non so, più pericoloso fare mutagenesi che non OGM, perché l'OGM è molto controllato, eccetera. Però nel caso del frumento, che io sappia, tutto quello che mangiamo oggi deriva da mutagenesi. Quindi, ti lascio la parola, poi... Allora, facciamo un attimo la premessa. OGM in termini legali vuol dire prendere un gene da una specie vivente e inserirlo in un'altra specie vivente. Esatto. Dove le specie viventi possono essere molto diverse tra di loro. Mutagenesi vuol dire prendere il DNA di una specie vivente e indurre una mutazione, cioè un cambiamento in un gene. Questo cambiamento può avvenire in natura, naturalmente, quindi ad esempio le radiazioni... cosmiche, che comunque inducono la mutazione, oppure possono essere indotti mediante un trattamento mutageno, quindi con una sostanza chimica, oppure certo. Possono essere indotte mediante radiazioni X, ad esempio, da sorgenti artificiali. A seguito di questa mutazione può cambiare qualcosa a caso DNA della pianta, la stragrande maggioranza di queste mutazioni hanno nessun effetto, qualcuno ha un effetto, l'effetto può essere positivo o negativo. Se questo effetto è positivo e qualcuno se ne accorge, può fare una nuova pianta. Quando 10.000 anni fa l'uomo ha selezionato le piante che avevano perso la capacità di disperdere i semi, ha selezionato una pianta che aveva acquisito una mutazione naturale. Ottenuta mediante la radiazione cosmica, qualunque altro evento naturale, che aveva modificato il gene che determinava il distacco del seme della spiga. Se nessuno se ne fosse accorto, questa mutazione sarebbe stata persa, perché in natura queste mutazioni non vengono selezionate. Però, visto che c'era l'uomo, l'ha selezionato e si è andato avanti. Quindi, questi sono poi i due grandi sistemi con cui si è operato spesso il miglioramento genetico. Su come indurre la mutagenesi, oggi c'è questa nuova tecnologia che si chiama genome editing, che induce la mutazione in specifici geni, quindi è un sistema che è sì basato su un lavoro di laboratorio, però riproduce esattamente un approccio di mutagenesi non casuale. Quindi è una mutagenesi in cui il gene da mutare è preselezionato dall'operatore. E questo consente di fare, diciamo, di operare in modo preciso, determinato, senza il rischio di una mutagenesi casuale che può andare ovunque, nel bene e nel male, ovviamente. Torniamo però al mando sull'OGM, perché questa cosa qua degli OGM è una cosa molto divertente. No, scusa una cosa, prima degli OGM, quindi però le varietà che sono state create, cioè dopo Strampelli, la mutagenesi indotta, quindi per via chimica o radiazione, è stata usata tantissimo sul frumento per creare le nuove varietà, o sbaglio? È stata usata nei frumenti, ma anche in moltissime altre specie. C'è stata una generazione negli anni 60-70 dove molte varietà erano ottenute mediante mutagenesi. Questo non era solo vero nel frumento, ma pensiamo ai fruttiferi, ad esempio tante piante di mele sono ottenute mediante mutagenesi. Era un sistema molto efficace da molti punti di vista. Con la mutagenesi sono ottenute anche piante basse di frumento. Il frumento duro creso deriva da una pianta ottenuta mediante mutagenesi. Okay. Però oggi forse un po' meno, anche se per alcuni aspetti si torna a parlare di mutagenesi. Parlando di mutagenesi ti faccio un esempio che secondo me è molto illuminante. Negli anni 60 la gente che si può fare mutagenesi nel caso dei cereali è molto semplice: prendi un sacco di semi, lo immergi per qualche ora in una soluzione di un agente mutageno, lo togli dalla soluzione, semini le piante in campo e vedi cosa succede. Okay? Certo. È banalissimo. Quindi in quegli anni c'è tantissimo lavoro di mutagenesi. E gente che si parla di fare mutagenesi in orzo, a un certo punto ha scoperto delle piante di orzo che erano diventate improvvisamente completamente resistenti all'oïdio, che è una malattia soprattutto comune nel centro-nord Europa, però si trova anche da noi in alcuni anni. Queste piante erano totalmente resistenti all'oïdio, a qualunque forma di oïdio. E
E questo è tutto mediante mutagenesi. Quando poi, dopo tanti anni, il gene responsabile di questa mutazione, che portava questa mutazione, è stato scoperto, è stato battezzato MLO. MLO. Ed è un gene molto famoso, ottenuto mediante mutagenesi. Negli anni, fine anni 90, facendo screenando una collezione di germoplasma di piante di orzo raccolte in Etiopia, che era depositato in una banca di germoplasma tedesco, qualcuno scopre una pianta di orzo che è parimenti resistente a tutte le forme di ovidio. Quando vanno a cercare qual è il gene che causa questa resistenza a tutte le forme di ovidio, scoprono che è ancora MLO. Quindi la mutazione indotta naturalmente in una pianta di orzo coltivata in Etiopia, raccolta negli anni 30, ma riscoperta negli anni 2000 o 99, era del tutto identica alla mutazione ottenuta mediante mutagenesi negli anni 60 in un sacco, certo, immerso in un agente mutageno. Quando queste due cose sono state messe insieme, ci sono chiesti, vabbè, però un'altra cosa curiosa è che l'orzo ha un gene che si chiama MLO e che, se io lo muto, rende la pianta resistente. Poi il frumento ha un gene che si chiama MLO, però non esistono in natura e nemmeno nelle banche di germoplasma delle piante di frumento resistenti a tutte le forme di ovidio. Uh-huh. Perché? Oppure prendo ad esempio la vite si ammala di ovidio, altro che. Quando hanno sequenziato il genoma della vite hanno scoperto che c'è un gene MLO, del tutto identico al gene MLO di orzo, però in natura nessuno ha mai trovato una pianta di vite resistente all'ovidio. Quindi allora, non è il gene MLO responsabile della resistenza? No, la questione è un'altra. Tu la pianta diventa resistente all'ovidio se trovi una mutazione nel MLO e se qualcuno la scopre. Ok. Perché il concetto della mutagenesi è che ci vuole la mutazione e qualcuno che se ne accorga. Esatto. Se qualcuno non se ne accorge, la mutazione è persa. Allora, cosa è stato fatto? Recentemente, usando queste tecnologie di genome editing che consentono di indurre una mutazione mirata, sì, hanno preso una pianta di vite, hanno mutato il gene MLO. Io so che MLO in orzo dà resistenza all'oidio. La vite è MLO, allora muto MLO. La vite diventa resistente? Sì. Oh, perché okay, lì la mutazione è il frutto della conoscenza fatta sulle altre specie, della conoscenza del DNA, e il presupposto è che mutando il gene MLO che dà resistenza all'oidio delle piante in cui è stato scoperto, anche in altre piante che hanno il gene MLO, la sua mutazione porta resistenza all'oidio. Questo l'hanno fatto nella fragola, l'hanno fatto nella zucca, l'hanno fatto nella vite, e funziona. L'hanno fatto in frumento e funziona anche lì. Quindi il problema non è solamente che ci deve essere la mutazione, ma ci deve essere qualcuno che la scopre. Certo, perché sennò, sì, assolutamente. La pianta di orzo etiope che era resistente all'oidio è rimasta per secoli, forse millenni, in Etiopia, senza che nessuno se ne accorgesse. Solamente quando un ricercatore, alla fine degli anni 90, cercando una pianta resistente all'oidio, ha trovato quella pianta, allora ha capito che era MLO. Sì, sì, sennò era lì e veniva persa. Cioè che... Esattamente. Quindi, diciamo, l'idea di... Queste conoscenze sul DNA oggi consentono di fare, diciamo, scoperte incredibili che possono consentire di rendere le piante più adatte alle esigenze dell'uomo. Ma torno sulla parte di OGM, perché questa è una cosa che mi... Certo, adesso lascio... È un sì, molto divertente, perché parlando di OGM e di frumento, fino a 3 anni fa avrei detto, tranquilli, non esistono frumenti OGM, o meglio, non esistono frumenti OGM coltivati. Ok? Poi il mondo è cambiato. È una cosa che è molto curiosa questo aspetto, perché nel 2019 o 20 in Argentina per la prima volta hanno autorizzato la coltivazione di un frumento OGM. Ok, quindi ma esiste adesso. Esiste ed è coltivato un frumento tenero, ma la cosa curiosa è che è un frumento OGM che contiene un gene di girasole. Quindi un gene di girasole inserito all'interno di una pianta di frumento. E questo frumento OGM si è diffuso rapidissimamente in Argentina e adesso lo stanno testando anche in Canada. E qual è il motivo per cui questa pianta ha avuto una diffusione, diciamo, velocissima, nonostante l'avversità di tutti i paesi, incluso l'Europa, contro gli OGM? Semplicemente perché questa pianta, questo transgene, questo OGM, conferisce resistenza alla siccità, un carattere che oggi è molto
Quindi, ma da tanta differenza in termini di questa, resistenza. E tutti i dati globali che hanno indicano che questa pianta in condizioni idriche normali produce come le piante normali, in condizioni idriche limitate produce il 20% in più di una pianta normale. In condizioni di carenza idrica, la pianta transgenica produce il 20% in più della pianta controllo. Ah, ok, della pianta controllo. Okay, no, perché ma sennò il dicevo, 20% in più è un'enormità. No, 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 assolutamente, certo. Sì. 20% è tanto. È tantissimo. E questo è un carattere che ha, diciamo, ha sbancato. Perché in Argentina, in Brasile, dove la coltivazione è consentita, si sta diffondendo moltissimo. In Argentina hanno avuto un sacco di problemi legati al cambiamento climatico. Cioè la siccità non è un problema solo italiano. In Argentina, dove hanno enormi distese di frumento, hanno sofferto in questi anni tantissimo di questo problema. In Canada uguale, sono grandi paesi produttori, c'è una fortissima pressione per cambiare il grado di tolleranza siccità. Questo gene, questo è un singolo gene che ha un impatto enorme, ed è dal punto di vista scientifico una bella scoperta, perché nel corso di 40 anni ci sono tantissime piante che hanno mostrato transgeniche, che hanno mostrato una forte tolleranza alla siccità, cioè in assenza d'acqua le piante non morivano mai. Il problema è di fare una pianta che quando manca l'acqua produce più di una pianta controllo, ma esatto, che quando c'è l'acqua produce almeno come una pianta controllo. Sì, perché sennò, sì, perché molte volte il fatto, magari una pianta può sopravvivere in condizioni di siccità, in condizioni difficili, ma poi non hai produzione, cioè sopravvive ma non riesce a produrre niente. Perché poi una pianta non è che vive solamente in condizioni di siccità, nei Esatto, poi campi se ha l'acqua. È un evento transitorio, esatto, nemmeno è come sempre dire, succede. Sì, passi dal mais e cambi specie, passi al sorgo. Il sorgo è vero, resiste maggiormente alla siccità, però ti produce anche quantomeno rispetto Sì, a ma una il produzione di problema mais. è avere una pianta che quando c'è l'acqua è capace di usarla, e quando Esatto. non c'è, limiti danni. Esatto. Perché la gran parte di tutti gli eventi, a parte che è molto difficile, perché dal punto di vista commerciale esistono solamente due piante, due OGM che hanno resistenza alla siccità. Una è questa, un altro è un OGM di mais che peraltro ha avuto pochissimo successo commerciale. Perché è estremamente difficile trovare una pianta che quando c'è l'acqua produce tantissimo e quando non c'è l'acqua limiti i danni. Esatto. Normalmente la maggior parte delle piante dichiarate come resistenti a città che sono state selezionate in passato, anche transgeniche, erano piante capaci di produrre discretamente in assenza d'acqua con poca disponibilità idrica, ma poi producevano molto poco quando l'acqua c'era. E questa è una pianta che non è commercialmente utilizzabile, perché non è che nessuno ha garanzia che manchi sempre l'acqua. Assolutamente interessante. Come si chiama questa varietà che hanno Il originato? transgene si chiama HB4, è un gene recessore. Ok, Anche quindi sono storico. diverse varietà fatte poi Certo, con questo. l'evento è uno e poi ci sono tantissime varietà, tante, sono diverse varietà che sono mai commercializzate in Argentina e che hanno avuto un chiaro successo commerciale, perché il carattere è quello che c'è un buco al mercato. Ah, assolutamente. E quindi un'ultima cosa, passare invece al frumento duro ha meno esigenze idriche il duro che il tenero, perché tipo in Sud Italia non si fa il duro anche, non c'entra niente magari. Questa è curiosa questa domanda. Innanzitutto premettiamo, diciamo subito che in Europa è ancora vietato commercializzare questi frumento OGM, quindi la gente si tranquillizza. Esatto, sì, questo. No, no, adesso stavo parlando del È frumento in vietato anche generale. importarlo. Allora, l'idea che il frumento duro sia adattato alle condizioni di stress idrico e il frumento tenero no, non è che sia un'idea reale. Insomma, sono Sbagliata, fattori ok. tradizionali per cui il frumento duro, o culturale, per cui il frumento duro è prevalentemente coltivato nell'area mediterranea, certamente, ma che il frumento duro abbia produttività superiore al tenero in condizioni di carenza idrica, questo non ci sono affatto evidenze in questo senso. Cioè, ci sono diversi lavori che sono stati fatti e nessuna evidenza, una chiara tendenza, anche perché dobbiamo capire che ci sono tantissime varietà di frumento tenero e anche tantissime varietà di frumento duro. Cioè, in linea di massima non si può dire che uno è più efficiente dell'altro, questo assolutamente no. Ok, quindi era una distorsione che avevo io, perché vedevo sempre il duro al sud, pensavo fosse anche una ragione da questo punto di vista, invece sono C'è un ragioni più culturali. fattore diverso, nel senso che il duro è prevalentemente una pianta di comportamento primaverile, quindi nel caso
In passato, ad esempio, quando gli inverni erano veri, il nord, il vento duro al nord produceva subiva un sacco di danni da freddo. Quindi per questo, ad esempio, il duro non si coltiva in Germania, perché è pochissimo adatto al clima tedesco, perché gli manca la resistenza al freddo. Però questo è un fattore di adattamento su cui si potrebbe anche lavorare, tant'è che i tedeschi hanno fatto anche dei frumenti duri invernali, perché è sempre questione di pochi geni da spostare. Però in linea di massima il frumento duro è stato selezionato per l'ambiente mediterraneo, ma non necessariamente è più efficiente nell'uso dell'acqua, anzi non ci sono evidenze particolari in questo senso. Un frumento tenero selezionato per l'area mediterranea è parimenti produttivo con un frumento duro. Certo. Sì. Ti ringraziamo tantissimo per questa lezione molto interessante sul frumento e invitiamo ovviamente tutti gli ascoltatori a leggere il tuo libro per approfondire questi argomenti. Grazie a voi e arrivederci.